vorrei rendere fecondi e completare, arricchire quello che è stato, diciamo, la presentazione di spunti offerti questa mattina. Io sono direttore di un ufficio al Ministero della Salute che in direzione della prevenzione sanitaria si occupa del, tra gli altri gruppi di popolazione, anche della salute dei bambini e degli adolescenti. Quello che volevo dire come premessa è che tutti voi siete entrati in questo edificio passando il portone principale, dove accanto al portone di principale, fuori anche quando è chiuso, si legge una targa che è la definizione della salute secondo l'OMS come non solo stato di assenza di malattia, ma benessere biopsicofisico e sociale. Quindi noi lo vediamo in un unicum, e il concetto di paziente ormai è molto superato. La visione olistica e la medicina narrativa raccontano queste cose, quindi mi sono sentita un po', come dire, ma di che cosa stiamo parlando? Questo è uno stereotipo, è qualcosa, ormai è storia, quando il medico curava con la medicina la malattia. Oggi a maggior ragione in un ambito come quello della materno-infantile c'è il tentativo, che poi dopo ovviamente passa attraverso le persone, e quindi si fa formazione, si accompagna, ci sarà sempre qualcuno che non vivrà in pieno questo approccio, però l'approccio vuole essere un approccio integrato in quello che noi chiamiamo percorso nascita, e che comincia già da prima del concepimento, per tutta la gravidanza, al parto, nel puerperio, nei primi anni, i famosi primi 1000 giorni di vita, da concepimento a 2 anni di età, in cui si forma il futuro adulto, in cui si forma e si mettono le basi per la migliore stato di salute, inteso benessere fisico, psichico, sociale, di quella persona. E quindi i corsi di accompagnamento alla nascita, diceva prima la dottoressa, si prepara al parto, prima si chiamavano corsi di accompagnamento al parto perché servivano a imparare le tecniche di controllo del dolore, eccetera. Oggi invece sono un'occasione di incontro con le future famiglie per iniziare a mettere le premesse a questo, non solo al momento del parto, che rimane un momento importante per la donna, ma all'accompagnamento alla nascita, al puerperio, all'allattamento al seno, al rapporto con il neonato. Quindi è un tentativo che si sta facendo proprio attraverso certi strumenti messi a disposizione dalla nostra organizzazione di provare ad accompagnare. Allora, intanto volevo darvi una buonissima notizia, no? Che è quella che lunedì scorso è stato sottoscritto dai ministri della salute del G7, nel G7 Salute, un comunicato pubblicato, che trovate pubblicato sul sito del Ministero, sul sito degli Esteri, in cui i ministri della salute del G7 hanno preso degli impegni comuni da portare avanti. È un comunicato di 10 pagine che tocca vari ambiti, a partire dalle variazioni climatiche all'antibiotico resistenza, e a un certo punto c'è una parte che riguarda donne, adolescenti, bambini e adolescenti, e c'è un impegno netto di condanna della violenza e un impegno netto di sostenere quelli che sono i documenti OMS, le strategie per contrastare e prevenire la violenza, citando in maniera esplicita il progetto INSPIRE, che è quello proprio delle 7 strategie per la prevenzione, per porre fine alla violenza contro i bambini. 7 strategie che, come sono anche citate dal past president di CISMAI nelle linee guida di oggi, partono dal rafforzamento delle leggi, e quindi ringraziamo l'onorevole Zampa che ha presentato una legge ad hoc, a creare ambienti sicuri, a supportare genitori e caregiver, al sostegno economico, al rafforzamento dei servizi, fino alla scuola e ai servizi scolastici ed educativi. Allora, quello che noi possiamo fare a livello nazionale, questo ovviamente è un impegno forte, ma come dicevamo prima con Gloria, dalla teoria, dalle buone intenzioni, da quello che è scritto nelle dichiarazioni, alla pratica a volte ci sono dei percorsi molto lunghi. Eppure in questi percorsi noi
stiamo facendo qualcosa e quindi su questo qualcosa dobbiamo continuare a investire. Non solo, ecco, il progetto Pippi, io lo conosco, è un progetto eccezionale che ha portato tantissimi risultati, è una buona pratica di quelle, diciamo, che siamo riusciti anche a diffondere a livello nazionale attraverso l'Osservatorio Nazionale Infanzia. Però è un discorso un po' più ampio. Allora, le linee guida che voi presentate vanno ovviamente a sostegno di una genitorialità fragile, ma come arrivare a capire qual è questa genitorialità fragile? Anche il fiocchi in ospedale di Save the Children è un'occasione intercettandole, no? Noi riteniamo a livello nazionale che ci sia bisogno di un sostegno alla genitorialità tutta, perché, e questo l'abbiamo anche stabilito nel nuovo piano nazionale infanzia e adolescenza, perché esiste comunque nella società moderna un momento di fragilità proprio perché non siamo più pronti a diventare genitori. Quindi le risorse individuali possono entrare in crisi. Faccio un esempio, le donne oggi diventano mamme più tardi, no? Una mamma quarantenne, che è una donna abituata a programmare tutto quanto, a decidere, a fare, eccetera, con la variabilità di un bambino che ha i suoi bisogni e che ti mette in discussione tutto il tuo programmino che ti sei ben fatto. Non è facile. Io mi sono permessa di dire alla ministra, in occasione del suo, diciamo, maternità, e lei stava per partorire due gemelli, e di dire: ministro, lei si deve mettere in ascolto di questi bambini, perché lei dice: io li allatterò, li porterò al nido, eccetera. Dobbiamo vedere se sono bambini che potranno, nelle loro condizioni, che auguriamo essere le migliori di salute, però essere inseriti in un percorso che noi ci siamo fatti, in un film che ci siamo fatti, entrare in sintonia con i bambini. Allora accompagnare tutti i genitori in questo senso, per poi trovare quelli che hanno meno risorse o che hanno avuto i loro traumi nell'infanzia e che non sono in grado di svolgere, hanno bisogno di un sostegno per tirar fuori le loro energie positive. E quindi i nuovi livelli essenziali di assistenza, io quando sono venuta a Bologna li ho annunciati, però su quelli noi abbiamo investito tanto, perché stabiliscono a livello nazionale delle cose che tutte le regioni devono offrire, tutti i servizi. Poi ovviamente abbiamo servizi più efficienti e servizi meno efficienti, ma intanto sulla carta è scritto che tutti lo devono fare gratuitamente, e sono nell'articolo 24, si parla proprio dal counseling preconcezionale all'accompagnamento in gravidanza e parto, accudimento del puerperio, anche con interventi domiciliari. Cioè abbiamo delle premesse normative che ci aiutano poi a sostenere dei percorsi che sono quelli che noi aspettiamo nel meglio. Ovvio che poi tutto deve essere sostenibile economicamente, e questa sostenibilità non sempre riusciamo ad averla, però i soldi investiti in prevenzione si sa che fruttano 7 volte tanto quelli e poi dell'assistenza. Perché non si investe in prevenzione? Perché la prevenzione paga a lungo termine, e a volte i decisori non sono decisori tecnici come siamo noi, ma sono decisori politici che preferiscono utilizzare i soldi per qualcosa che fa vedere immediatamente il suo risultato. E qua, in questo invece, diciamo, io devo dire che il ministro Lorenzin ha affrontato con molta determinazione il tema della denatalità, che poi in alcune situazioni non sia stato compreso. Mi riferisco alla campagna sulla fertilità, perché è stato strumentalizzato però da alcuni gruppi in particolare. Da qualche parte bisognava partire, il tema è complesso, ovviamente non ha solo l'aspetto sanitario, è quello socio-economico, lavorativo, dei servizi del welfare, però ha cominciato a smuovere, a riflettere insieme che i bambini sono il futuro della nostra società. E allora si diceva prima, no, abbiamo pochi bambini e non ce ne prendiamo cura. Abbiamo pochi bambini perché, secondo me, è la nostra società che sta diventando sterile. Perché se una donna incinta sta al supermercato a spingere il carrello, quello vicino gli passa davanti, non la cura. Ma quel bambino è un bambino che pagherà la pensione di quello che gli dà la botta al carrello e passa avanti. Allora è un discorso culturale nostro, a prescindere dalle nostre etnie, caucasica, africana, orientale, eccetera. È un discorso che, diciamo, di società che deve avere più attenzione. Sentivo l'altro, lo so che è tardissimo, ma voglio dire, sentivo l'altro giorno alla radio un'indagine, facevano dice: secondo voi i ristoranti devono poter accogliere i bambini o no? Ci devono essere i ristoranti?
Io sono stata molto contenta di sentire tanti interventi dei radioascoltatori che dicevano il problema dei bambini al ristorante, i bambini ci devono entrare, sono i genitori che non sono capaci di educarli e quindi che creano, dovremmo mandare fuori i genitori e tenerci solo i bambini dentro i ristoranti, perché dobbiamo far ricrescere questo senso di una società che prende cura, e quindi anche il discorso delle reti civiche, che si affiancano alle reti professionali, che siano di tipo sociale, di tipo sanitario, è una cosa importante, la comunità, cioè questa è la rete. Allora, cerco di chiudere però sul fatto che le linee guida dell'home visiting per la prevenzione del maltrattamento sono un elemento, uno strumento di stimolo molto importante. Io direi che l'home visiting è qualcosa che noi abbiamo inserito anche in questa raccomandazione che stiamo costruendo per i primi 1000 giorni di vita, che dovrebbe essere un intervento fatto immediatamente un po' su tutti. E poi si passa a un secondo livello di home visiting specializzato sul sostegno al maltrattamento o alla fragilità che può portare a un'incuria, a un trascuratezza, eccetera, successivamente. Quindi ci sono due livelli. È ovvio che sabato stavo a Bergamo, parlavo con un collega del Veneto, loro vorrebbero fare il primo bilancio di salute del primo mese di vita del pediatra a casa, a domicilio. Perché noi abbiamo il problema grosso del fatto che noi perdiamo le famiglie più fragili, non ci vanno più esercizi, anche se il pediatra è gratuito e il bilancio di salute è gratuito, non lo recuperiamo più. Quindi cercare di creare un minimo di continuità e di vicinanza, perché non certo il pediatra può essere quello che poi fa l'intervento di sostegno, ma deve essere la famosa sentinella che può discernere tra la situazione che può essere sostenuta, nel proseguire dai servizi con accesso della famiglia a quello che ha bisogno di un intervento più intensivo, e quindi distinguere. Vuole parlare? Sì, no, perché questo sarebbe già un modo di fare il monitoraggio. Allora, chiudo con il discorso del monitoraggio. Io sono ascoltato con dispiacere questo vuoto dell'informazione e dei dati, e mi sono alzata sia quando è uscita la Filomena Albano, sia quando è uscita la Zampa, perché ho voluto dirgli questa cosa che dirò adesso a voi, sapendo che loro non l'avrebbero potuto ascoltare. Allora, esiste un database europeo che si chiama Injury Database, IDB, Injury Database, IDB, che è alimentato da un sistema che l'Istituto Superiore di Sanità, mi dispiace che non è venuta dottoressa Lecce, perché lei come focal point OMS fino adesso ha seguito proprio questi fonti dati, questi flussi dati, e questo sistema si chiama SINIACA, che è un sistema informativo nazionale sugli incidenti in ambiente di abitazione domestica, ovviamente, che prende gli incidenti, quindi traumi, accidentali, eccetera. È stato fatto un lavoro negli ultimi anni per inserire in questo database sugli injury, perché in inglese injury è anche il trauma, volontario, la parte di maltrattamento, abuso e violenza. E domani in questa stessa sala ci saranno condivisi i risultati di un progetto CCM che ho seguito io, che è stato coordinato dall'ospedale Galliera di Genova, coinvolto più di 15 più 7 pronto soccorsi, unità operative da nord a sud Italia, in cui loro hanno fatto proprio la guida per la compilazione e la registrazione dei casi di violenza. Loro hanno intercettato casi di violenza in pronto soccorso su minori, e però se l'informazione non è correttamente codificata, noi dai sistemi non la tireremo mai fuori. Allora non serve solo un sistema di monitoraggio, serve anche la capacità poi degli operatori di registrare correttamente i dati in modo che poi possano uscire. Allora, però questo lavoro, col lavoro si sta portando avanti da almeno un paio d'anni, di cui io sono a conoscenza perché sono stata informata dalla Giuseppina Lecce, faremo un incontro anche proprio come risultato di questa occasione di confronto con la Garante, con CISMAI, eccetera, per capire come queste attività parallele che si stanno muovendo, SIMBA, questa, possano servire a fare una fotografia epidemiologica almeno dei casi rilevati, no? Perché poi ci abbiamo da un lato rilevare
da un punto di vista epidemiologico il fenomeno. Dall'altro sarebbe da individuare le famiglie fragili potenziali prima che questi si presentano a pronto soccorso. Però questa parte qua, secondo me, noi abbiamo gli strumenti per essere a buon punto. Quindi, scusate se sono stata lunga, però ci tenevo a tenere le fila, no? Perché poi, diciamo, a livello istituzionale molto lavoro si sta facendo. Mi dispiace che il Ministro nel suo messaggio non abbia diciamo, riportato questa importante sottoscrizione del G7, perché rappresenta comunque un impegno chiaro. Non abbiamo toccato, nella comunicato G7 non ci sono tutte le malattie, le patologie, i gruppi, cioè, ce ne sono solo alcuni. Sono stato scelto la violenza contro i bambini e citare l'Inspire, che è il progetto che quadro da tutti gli indirizzi. Stiamo lavorando molto anche con la scuola, stiamo adesso infatti con la Garante, vi ho detto, abbiamo le linee guida nazionali per l'educazione alla festività, alla sessualità, a partire dall'infanzia, e in quella è uno degli elementi nei bambini, non solo la conoscenza del proprio corpo, rispetto del proprio corpo, dei confini propri e dell'altro, ma anche saper riconoscere chi entra nel tuo spazio, quindi riuscire in qualche modo, come proprio l'indicazione OMS, anche nei bambini stessi, che in qualche modo possono capire, visto che l'abuso è un plagio che poi viene fatto dei minori, però renderli consapevoli di chiedere aiuto in qualche modo. Quindi comunque cercare di costruire una coscienza in maniera di prevenzione, di dove non si arriva in termini primari, di prevenzione primaria, secondaria, cioè diagnosi precoce, e comunque arrivare a cercare anche alla terziaria, alla riabilitazione, per costruire comunque degli adulti che portino i segni più piccoli possibili di queste esperienze. Sulla violenza contro le donne si sta lavorando tantissimo. Ma io ho partecipato a un convegno a Bologna sulla violenza delle donne in gravidanza, e hanno raccontato il caso di una ragazza che stava con il suo bambino nato prematuro con una disabilità dalla terapista di riabilitazione. La terapista di riabilitazione, mentre lavorava su questo bambino, fa una domanda semplice, diretta a questa donna, e gli dice: signora, ma suo marito l'ha mai picchiata in gravidanza? E questa donna risponde: no, in gravidanza non mi picchiava più, mi sbatteva solamente. Questa donna ha fatto tutta la gravidanza, è stata vista da ginecologi, ostetriche, eccetera, ha fatto le visite, nessuno si è accorto che era una vittima di violenza, e neanche lei, perché con questa risposta fa capire che lei non è consapevole di essere una vittima. È arrivata una terapista di riabilitazione sul bambino con i danni causati da tutta questa violenza fino al bambino, per fare la domanda diretta, avere questa risposta che apre completamente un mondo. Sì, no, i modelli anche del rischio recidiva che stiamo inserendo nei percorsi, i cosiddetti percorsi rosa, che non si chiameranno rosa, però di tutela delle vittime dei pronto soccorsi, prevedono proprio dei modelli anche attestati a livello internazionale, che sono delle domande molto ben dirette, perché c'è l'inconsapevolezza da parte delle vittime di essere vittime, anzi a volte loro dicono: è colpa mia. Sono vari strumenti di screening, perché questo è per la violenza. Parliamo della depressione postpartum e del danno che le donne poi fanno a causa del loro disagio psichico perinatale, è un altro strumento di intervento precoce per aiutarle a non poi manifestare nei confronti del bambino il loro problema. Sul discorso della violenza è uno dei must, la formazione congiunta addirittura trasversale, perché lì, per uscire fuori dal circuito della violenza, c'è una rete tra sanità, sociale e diciamo giustizia, certo, e forze dell'ordine, e fra servizi per le donne e servizi per i bambini. Sì. Questo è un altro pezzo. Poi io ho lavorato moltissimo per poter far inserire nelle linee guida di questo percorso che ha preparato la Presidenza del Consiglio, e noi abbiamo partecipato, loro avevano messo i figli delle donne che si presentano in pronto soccorso. Io ho detto: scusate, ma i figli che sono rimasti a casa? No, forse dovresti scriverlo meglio, perché poi qualcuno si attiene a come è scritto, eccetera. Invece, siccome sappiamo benissimo che la violenza assistita è un moltiplicatore di violenza, perché la maggior parte, più dell'80% delle situazioni di violenza dell'adulto vengono da donne che da bambine hanno visto subire e interiorizzano un modello subente, e maschi che hanno visto il genitore, il padre, diciamo, essere violento, e quindi interiorizzano questo modello maturo. Grazie a tutti. Grazie.
Non dico più niente. Volevo dire che, beh, intanto gliel'ho già detto alla dottoressa Battilomo che lei mi mette ottimismo quando la sento parlare, perché davvero senti che c'è qualcuno da una qualche parte che non solo pensa ma fa. Quindi ci sono delle cose che stanno andando avanti in maniera molto importante. Oggi è stata una giornata ricchissima. Io penseremo di rifarla da una qualche altra parte in Italia con dei tempi un pochettino più, come dire, non da presentazione, perché gli stimoli sono veramente tantissimi e non possiamo non raccoglierli. Grazie. Grazie. Grazie.